Buongiorno a tutti, o meglio salve, oppure la salutation che preferite. Parliamo adesso del dispositivo fisico MoveScan e di quello che effettivamente può fare. Il MoveScan è fatto ovviamente da un computer di ultima generazione abbastanza potente, collegato ad uno schermo che varia dai 39 ai 50-55 pollici. Lo schermo comprende, può essere singolo o può essere doppio. In questo caso il secondo schermo conterrà la parte relativa alla grafica in 3D che consente al paziente di guardare effettivamente l'analisi in tempo reale dei suoi movimenti. Insieme parte fondamentale è la tastiera. Qui siamo nella parte semplicemente di gestione del sistema. In realtà il cuore del sistema è fatto da i luoghi dove alloggiano i sensori. Questa, per esempio, è la pedana propriocettiva inferiore che consente di fare analisi di movimento ed esercizi, come vedremo dopo. È formata da una parte fissa, cui si appoggia il piede, e da una parte mobile per fare gli esercizi. Dopodiché ancora ci sono i sensori inerziali di movimento, che sono due. Uno per analizzare il movimento vero e proprio del tronco, della testa o di qualunque arto, e un secondo che serve per correggere gli eventuali movimenti secondari. Per esempio, se userò il sensore per analizzare i movimenti della testa, il secondo sensore mi servirà a neutralizzare i movimenti del corpo in tutte le direzioni. Questo per aumentare la precisione dei test e l'analisi degli esercizi che la macchina fa. Detto questo, un'altra delle parti fondamentali, prima di parlare di quello che rappresenta, diciamo così, l'analisi vera e propria e gli esercizi riabilitativi, è dato dal software. Come vedete, la prima parte del software è quella anagrafica. Il software ha la possibilità di registrare degli utenti, ricercarli ovviamente, e quindi di dare per ogni utente una analisi del passato. Vediamo un attimo qui un utente qualunque. Come vedete, lo apriamo, solito posizionamento. Questo è un utente a cui normalmente vengono fatti fare 6 esercizi. Quindi per ogni utente c'è la possibilità della storia, la possibilità di analizzare gli esercizi e la possibilità di registrare il contenuto degli esercizi tramite questi tasti. Vedete? Si può eseguirne uno, si possono eseguire tutti e si può anche sia registrare che non registrare. Quindi ogni utente può avere la sua capacità di fare le cose oppure la capacità di registrarla in maniera che si possa avere un'analisi effettiva in un secondo tempo. Tenete presente che ovviamente facendo un'analisi della mobilità è importantissimo che sia il medico che il docente possano avere un'analisi oggettiva dei dati prima e dopo gli esercizi fatti. Quindi, come avete capito, questa apparecchiatura prima fa un'analisi, poi fa fare degli esercizi e infine può controllare il risultato in termini di mobilità prodotto dagli esercizi stessi. Quindi è un'apparecchiatura assolutamente completa. Vedremo nei prossimi video alcuni analisi ed esercizi di base. A dopo.